Il progetto di valorizzazione di questo prodotto d'eccellenza rientra sempre nel progetto di valorizzazione dell'intero comprensorio, della nostra comunità. Io, ripeto, sono fermamente convinto che a Villa Celiera si può continuare a vivere, ma non a Villa Celiera, in questi piccoli paesi. Sono paesi veramente che hanno tanta voglia di raccontare la propria storia, le proprie origini, le proprie tradizioni, di far conoscere proprio le nostre eccellenze. E io sono fermamente convinto che grazie a queste eccellenze, grazie alle nostre peculiarità del territorio, possiamo veramente rimanere a Villa Celiera, ma viverci in modo da essere invidiati dagli altri concittadini e da coloro che stanno nelle grandi città e lungo la costa. Tanti produttori qui hanno accettato il vostro invito questa sera per parlare di una possibile associazione che potrà nascere per la valorizzazione proprio di questo prodotto. Ma ripeto, perché noi dei paesi, forse noi delle zone interne, siamo attaccati al nostro territorio, siamo attaccati a questi luoghi e forse anche loro si stanno rendendo conto che o invertiamo la rotta o iniziamo a mettere in campo iniziative concrete, oppure ci starà veramente poco da aspettarsi e poco da illudersi. Quindi dobbiamo metterci al lavoro e dobbiamo portare in alto il nome di Villa Celiera. Tante idee, tante cose da fare con questa associazione che potrà nascere, per arrivare dove? Per arrivare ad identificare questo prodotto con Villa Celiera, cioè quando si parlerà di Villa Celiera si dovrà parlare necessariamente di questo prodotto, oppure quando si parlerà di questo prodotto la mente dovrà tornare a Villa Celiera.